Mercoledì esplosivo, diverso dal solito, cambiamo assolutamente argomento dei tanti che prendiamo sempre in considerazione, quindi questa volta abbiamo voluto aprire una pagina nuova per quanto riguarda Mega J. In questo mercoledì sera ci dedichiamo un pochino allo spettacolo, come forma di cultura, perché insomma la cultura di un popolo è chiaramente fatta di questo, fatta di musica, di parole, di teatro, di cinema e di tanto altro. E allora questa sera ho diversi ospiti, qualcuno... ognuno di loro sicuramente ha da raccontarci qualcosa, qualcun altro invece ci farà sognare con i propri racconti, qualcun altro invece con la propria voce, quindi seguiteci assolutamente per tutta la durata di Mega J. Io do il benvenuto ai miei amici che sono Andrea Illuminati, tastierista, buonasera Andrea. Buonasera. Danira Micozzi, cantante, voce Buonasera. esplosiva, ciao Danira. Ciao. Francesco Eleuteri, attore teatrale e tanto altro, scrittore, insomma Ciao Francesco. Antonella, ciao a tutti. Ci racconti parecchie cose Sì, questa perché sera. no? E poi più tardi ci raggiungeranno insomma, altri amici, avremo un collegamento Skype, ci sarà un altro amico che verrà a cantare perché insomma la musica ci piace e ci piace ovviamente farvi ascoltare i brani belli, quelli fatti con la voce di grande qualità. Insomma, iniziamo così ragazzi, io a questo punto inizierei subito con Danira, con Andrea, che questa sera siete in una versione un pochino ridotta. Esatto, Danira, sì. che combinate? Questa sera è un duo, però Esatto. fondamentalmente siete... Siamo un gruppo di 5 elementi, i Soul Sound Machine, insomma siamo uniti da circa quasi un paio d'anni, 2 anni, e la passione che ci accomuna è la musica. E facciamo un po' di serate in giro, Certo, insomma, beh, facciamo vabbè. quello che ci piace. Quello che è giusto che sia, Esatto, no? Uno ha un talento, in qualche modo lo sfrutta. sì. Andrea, da quanti anni sei relegato dietro una tastiera? Troppi? Ma tu sei soltanto tastierista o ogni tanto ti prendi anche la libertà di suonare altri strumenti? Ma ho provato a suonare tutti gli altri strumenti, ma poi sono sempre tornato qui dietro, Il grande insomma. amore, Sì, eh? Senti, esatto. facci sentire un pezzetto così, solo Solo? tastiera, non so, prima sentivo che prima che iniziassimo il nostro Mega J strimpellavi qualcosa. Bravissimo. Esatto, compreso te. No, No, vabbè. Non parlavo di te, naturalmente. No, quando poi le note accompagnano anche la voce, Certo. non necessariamente una voce cantante, ma anche una voce narrante. Beh, la musica è sempre, deve essere, anzi, dovrebbe essere sempre un'altra voce, no? È comunque protagonista quando tu senti la musica, soprattutto dal vivo, no? L'ideale in ogni spettacolo, sia opera cinematografica o teatrale, è quando la musica non è semplicemente un commento, ma diventa a sua volta personaggio. È così, poi, anzi, ha una personalità e una presenza scenica particolare la musica. Vincerà Senti, sempre la ma musica. se io, esatto, poi figurati. Rispetto a una voce narrante, parlante, vince sempre la musica. La Eh sì, musica perché è più evocativa. soprattutto, ma se io facessi una cattiveria forte, no? Adesso così, Così, d'amblé, ce la butti là. dicessi, Francesco, tirami fuori un brevissimo Tirami monologo, fuori una. esatto, e Andrea ti accompagnasse, Allora, così, facciamo una cosa, dai. no, più che un monologo, no, perché mi dai spunto. In realtà io sono qui come Per naturalmente. raccontare altre cose, proprio questa è Esatto, proprio no, una però prendo cattiveria. spunto, no, bisogna quale cattiveria, magari. No, io sono qui, come sai, per promuovere questo spettacolo teatrale. Di cui parleremo sicuramente tra Di cui poco, parleremo più tardi, ma lo spettacolo, devi sapere, si chiama Alcol. No, mi rivolgo al nostro amico, non ricordo il nome, Andrea. Andrea.
si chiama Alcol, è uno spettacolo che parla del bere. E all'interno di questo spettacolo, oltre a fare molte pazzie da un punto di vista appunto recitativo, cose comiche, eccetera, dico anche qualche poesia. C'è una citazione che riguarda Trilussa, sì, che una sua piccola poesia. Se mi fai un tappeto, come dicono quelli che parlano bene, fai tu come ti pare. La poesia si chiama Vino Buono. Ci piace. Qual è la camera, come dicono altrettanto quelli che parlano bene? Sarà quella, quella, prendo quella? Quale, dove vado? Questa, va, guarda avanti. Ok, poi dopo guarda avanti, becco quella frontale. Allora, vado, tu sei, vai. Non lo so, infatti stiamo facendo una cosa senza rete, voglio dire. È una cosa allegra, Mentre bevo mezzo litro dei frascati a boccatello, guardo il muro del Tinello con le macchie di salnitro. Guardo e penso quanto è buffa certe volte la natura, che combina una figura col sarnitro e con la muffa. Scopro infatti in una macchia una specie d'animale, pare un'aquila reale, con la coda di cornacchia. Là c'è un orso, qui c'è un gallo, lupi, pecore, montoni, e su un mucchio dei cannoni passa un diavolo a cavallo. Ma nel fondo si intravede una donna nella posa di chi aspetta qualche cosa, dall'amore, dalla fede. Bevo il vino e guardo il muro con un buon presentimento. Sarò sbronzo, ma mi sento più tranquillo e più sicuro. Improvvisata così, grazie, voglio dire, no, ma bellissimo, insomma, perché... davvero, mannaggia, io sono un po' così. Sì, sei un po' cattivella, perché non, veramente non ce l'hai fatta preparare. Perché, no, insomma, ma figurati, stato... ma non l'avevo neanche pensato. Sì, adesso, così, d'amblè, succedono queste grazie, cose, Andrea, scusami, grazie, Andrea. No, ma poi, voglio dire, fa parte anche del ruolo, del mestiere, l'improvvisazione. Certo, è quella la cosa grave, l'improvvisazione. È vero che il teatro presuppone dei testi imparati a memoria, ma tante altre volte anche no. Cioè. No, ma anche perché, come tutte le cose dal vivo, il pubblico esercita una regia occulta, per cui sia che sia un cantante, sia che sia un attore, deve comunque percepire questa regia occulta, quindi una piccola componente di improvvisazione c'è sempre, per quanto tu possa preparare, esatto, al millimetro la tua esibizione, una componente di improvvisazione deve comunque permanere per mantenere fresca la cosa. Esatto. Daniela, ti è mai successo di dover interpretare una canzone perché non ricordassi non ricordavi il testo? Spesso, succede spesso, sì. Succede molto spesso, soprattutto con il passare degli anni, devo dire, perché... Vabbè, sei in inglese, ma... una cosa tipo Celentano. Sì, sai che cos'è? Che poi magari se sei in paesini, insomma, sì, nei dintorni, puoi anche destreggiarti a inventare le parole, ma se poi cominci a andare, certo, su un pubblico un po' più colto, ti vengono anche a bacchettare se sbagli le parole, certo, quindi cerco, insomma, di andare sempre sul sicuro quando canto una canzone in inglese. Va bene, allora siamo quasi pronti ad ascoltarne una. Non so, Daniela, quali dei tuoi pezzi che ami di più hai scelto per la nostra serata, però non ce li dire, vai così a ruota libera, esatto, e deliziaci, perché fondamentalmente il bello è proprio questo. Io me lo sono sempre chiesto, ma sti cantanti, no? Insomma, se si dimenticano le parole, fai una cosa tipo Alberto Sordi, una cosa caronica, sì, tipo What's America. No, ma non solo, tu devi anche ipotizzare un testo italiano. Ma certo, ma scherzo. Beh, comincia a mettere amore, cuore, sì, in rima, butti sole, la, mare, butti in caciano, scherzo. Magari fosse così facile. Lo so. Magari fosse così facile, va bene. Non abbiamo testi, non abbiamo Gobbi, chissà cosa succederà per il pezzo di Daniela, ma no. Fantastica lei, voce soul, viso assolutamente bianco, nera dentro, esatto. L'ascoltiamo insieme, Daniela Micozzi. Thank you.
Non è mai tempo perso, beh, Francesco. Certo che no, perché comunque la musica è comunque positiva, no? Cioè, anche se tu hai un momento di angoscia addirittura, la musica ti aiuta. Se sei in un momento creativo, che hai bisogno di capire una questione, la musica ti aiuta. Se sei triste ti aiuta, se sei gioioso ti aiuta a festeggiare. La musica è sempre... Sì. È complice. È complice. Tante volte è complice, tante volte... A volte è terapeutica, a volte sì. È complice, a volte insomma è... È colonna sonora, magari di momenti anche importanti. Sì, 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 però secondo me è più che colonna sonora. È più. Danira, sì. Allora, una passione che dura ormai da una vita. Sì, eh? Da molti, molti anni. Hai sì. iniziato a cantare da piccolina? No, ero più che altro adolescente, 12-13 anni, ho iniziato proprio a inserirmi nel mondo della musica. Però all'inizio, non so, si inizia, scusate il gioco di parole, ma sotto la doccia, è stato così anche per te? Oddio, io ricordo ancora questa bellissima scena che quando tornavo al mare con mia nonna, sotto la doccia cantavo "Con te partirò". E quindi mia nonna sentiva i commenti dei vicinati, ma chi è? Mia nipote, mamma. Ma era lo facevi per ridere oppure proprio la prendevi seriamente questa "Con te partirò"? No, era molto scherzosamente, non erano proprio bimba, potevo avere 10 anni, poi ho preso consapevolezza. Un pochino sì. Bocelli invece poi... e poi... è diventata troppo forte questa voce. Esatto, esatto. Da poterla tenere a bada. Mm-hmm. Sì. Insomma, poi è nata l'idea di questa band, vabbè. Sì. Ma si chiama la band? No, scusa. Sì, l'ha detto prima. Soul Sound Machine. Soul Sound Machine, sì. E quindi... Ma hai scelto un nome straniero proprio per... Ricordare che non canti solo in italiano, ma come ci hai fatto così il primo pezzo, ci hai fatto capire che... Non lo so, forse perché... Vabbè, perché il
Sole. Il sole è prettamente americano, sì. Insomma, quindi un nome italiano sarebbe stato un po' banale, forse poco inerente. Un po' troppo legato soltanto al territorio nazionale, sai Francesco, poi sì, cioè, uno ambisce a partire, andare fuori. Certo, Soul Sound Machine, poi evoca anche, non so, per esempio anche James Brown. Esatto, è giusto. E sono i tuoi preferiti, mo, a parte Alicia Keys, di cui appena ci hai regalato un brano, James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, tutti cantanti con la pelle nera. Insomma, quasi va sul grande qualità, tosse, insomma, anche grande, insomma, difficoltà, insomma, una musica impegnativa anche vocalmente, no? Beh, dire, diventa sì, una performance oltre che, sì, sì, che il piacere di cantare, no? Esatto, cantare. Esatto. Bravo. Allora, dico sì, il talento c'è. Sul Sound Machine, assolutamente. Il talento c'è, il percorso artistico pure, perché comunque insomma le prove si fanno, le serate si fanno, gli spettacoli in giro, soprattutto d'estate, poi vabbè chiaramente durante l'inverno. Non solo sotto la doccia. Esatto, anche non solo sotto la doccia, la sottoscritta rimane sotto la doccia. No, io non canto, io sono un pessimo carità, a cantare e tu nemmeno pure? Sotto la doccia. Neanche sotto la doccia? No, perché la doccia secondo me ti boicotterebbe. Potrebbe diventare una... Sì, potrebbe smettere. Rimango lì insaponato. Una cosa bruttissima, però nel vostro caso poi qual è la cosa più stai ancora però qual è la cosa più difficile adesso, Danira? Perché poi insomma arrivare ai piani alti diventa quasi impossibile. Impossibile, è molto difficile proporsi che sia ai semplici locali ma anche ai piani più alti, perché è veramente una guerra un po' per il fatto di essere molto sottovalutati, perché d'altronde dici sì, fai musicista, fai il cantante, ti diamo... Ma di lavoro vero che fai? Esatto, capisci? Diceva, quindi siamo... Era una battuta di Woody Allen, no? Quando dice faccio l'attore, ma in che ristorante lavori? No, perché poi questo capita a tutti, non solo ai cantanti, sì, ovvio, attori, sì, a tutto il mondo all'inizio, no? Ma anche a me così. Capita, Ma sì, ma no, ma nel frattempo... Che così, nel frattempo cosa fai? Come se capisci non fosse un lavoro in sé per sé è molto difficile. Poi vabbè, per non parlare insomma di poter avere un successo a livello nazionale o internazionale, perché lì è ancora più difficile, perché tanti scalini da salire, tante barriere da superare. Sì. Posso dire una cosa vagamente importante, sì, secondo vagamente, me? Poi, vagamente, sì, nel senso che soprattutto negli ultimi anni, no, questa cosa dei reality della televisione, ora sembra un po' molto figa quello che dico, ma in realtà per fare il saccente, ma in realtà lo penso davvero. Il problema è che sembra che si è voluto instillare questo meccanismo per cui bisogna bruciare le tappe. E invece, tanto per dire una cosa tra virgolette saggia, passare per i locali, lavorare nei locali, eccetera, in realtà fa anche bene. È formativo, no? Ti aiuta, ti abitua, ti insegna molto. Sì. E solo che diventa un po' una preoccupazione subito, immediatamente, come faccio a diventare famosa, perché devo andare in un reality, devo diventare immediatamente famoso in televisione. Questa è un po' una trappola, perché ti fa perdere di vista quello che è invece il percorso sano, no? Che è quello, sì, appunto, andare nei posti e suonare e cantare. Cioè, ma volevo dire questa cosa. È una cosa fighissima, Francesco, non mi aspettavo tanto. Questa è tanta saggezza. No, di solito sono un lobotomizzato. Veramente, di solito ti si muove con i fili. Però, a parte questa cosa fighissima che hai detto, e che mi auguro loro vogliano prendere in considerazione, ma credo lo stiano facendo da almeno qualche anno. Sì. Insomma, per carità. Però è vero anche che, insomma, uno vorrebbe anche vedersi gratificato. Sì, sì, io non, certo, voglio andare necessariamente al nazionale, perché chissà cosa succede. Succede forse che il tuo lavoro viene riconosciuto e forse... Ma succede che guadagni molto di più. Vieni anche un pochino pagato di più, esatto. Quindi, ma mica per qualcosa. Non è detto che il lavoro sia di maggior qualità. Vieni sicuramente pagato di più, ma questa è un'altra questione. Questa è un'altra questione. Danira, se tu dovessi scegliere, vorresti fare un lavoro più di qualità, così come lo stai facendo adesso, se proprio vogliamo, oppure meno qualità, perché poi i ritmi televisivi sono altri, Sì, sì, gli ovvio. Spettacoli, insomma, determinano dei ritmi brutti. Ha dei tempi molto stretti, a volte castranti. Però più soldi, che adesso la mettiamo in difficoltà di brutto. Oddio, no, guarda, io... Sì, non farebbero male, però sono sempre stata una persona molto dritta.
fretta nel mio campo. Se non è una cosa fatta bene, non sono felice. Ma poi è giusto, voglio dire, giovanissima, sì, cioè avere perseguire la qualità, poi dopo uno arrivato a un certo punto deve pensare pure un po' al vil danaro. Esatto. Insomma, all'inizio, se non hai questo come guida, vilissimo. Daniela, allora io ho due video su di te, ne possiamo vedere uno insieme? Certo. Allora, lo chiedo chiaramente alla regia, uno dei due video di Daniela Micozzi, e ti guardiamo e poi ci racconti dove eri in quell'occasione. Certo. Guardiamolo insieme. Guardiamolo. Siamo lasciati con un pezzo molto molto bello, Lontano, con la nostra interprete Daniela Micozzi. Daniela, bellissima, elegantissima, insomma un pubblico da favola. Sì. Dove eri e che cosa cantavi? Ero al Festival Estivo di Piombino, alle fasi finali, e era un brano inedito scritto apposta per me per quell'occasione. Niente, è stata una bella esperienza, gente da tutta Italia, molta emozione. E quindi, insomma, non siamo arrivati proprio ai primi posti, no, però insomma arrivare la finale, sì, l'abbiamo vissuta. Sì, sì, esatto, eh? Esatto. Un festival molto importante, mi dicevi, a carattere, sì, nazionale, quindi insomma... Sì, guarda, dopo Castrocaro è uno dei più importanti. E quindi, dai Francesco, brava, Daniela, brava, Daniela, grande. Daniela.
Allora, è arrivato un altro ospite, io sono contenta, insomma lo ascolterete sicuramente cantare, lo vedete, eccolo. Fa capoccello. Lui è un po' un birbantello. Marco Pediconi, buonasera Marco, buonasera, benvenuto. Questa sera hanno gli applausi, questi gli applausi mi piacciono, non ho sempre graditi. Marco, finalmente sei arrivato, ti sei sistemato, fra poco ti ascolteremo. Sì. Però ricordiamo un appuntamento importante con te, quello allora, di venerdì sera. Sì, venerdì sera sarò a cantare Pino Daniele a Isernia. A Isernia. A Isernia, sì, così capita. Mi avvicino nella zona partenopea. Esatto. C'è un mio amico carissimo sera. Di Napoli che presenterà un libro e lo abbiamo in collegamento via Skype adesso. Pronto Alfredo, ci sei? Buonasera a tutti, ben trovati. Eccolo, Alfredo, spero di vedere il tuo volto sul nostro schermo, eccolo in collegamento con noi. Alfredo Carosella, insomma, architetto, ma in realtà all'occorrente è anche scrittore, hai scritto dei libri, uno di questi lo presenterai venerdì sera. Sì, l'ultimo, il terzo romanzo, La finestra sulla riva del mondo, della Kairos Edizioni. Sono al terzo romanzo, ho scritto e pubblicato anche qualche racconto in alcune antologie su Napoli, la cucina napoletana e cose di questo genere. Ecco, insomma, quindi un libro scritto soprattutto perché in realtà ti sfoghi scrivendo? Che cosa succede ad Alfredo quando scrive? Sì, faccio autoterapia e mi interrogo sulle emozioni che si possono provare, provo a indagare nell'animo umano, è una cosa che mi piace molto. E questo terzo romanzo parla di un animatore per il villaggio vacanze, quindi di una persona molto lontana da me. Questo perché magari in passato, nei libri precedenti, qualche amico ha visto dei tratti autobiografici, quindi ho provato a staccarmi completamente con questo nuovo personaggio, questo animatore. E ti sei anche divertito, immagino, perché insomma un animatore turistico, immagino che poi in qualche modo in queste pagine possa anche risultare qualche aneddoto divertente o no? Scusa, prova a disattivare il video così ascoltiamo meglio l'audio, dai. Sì, sì, lo disattiviamo così arriva un po' più pulito l'audio. Sì, l'animatore è un personaggio più complesso di quello che può sembrare. A volte, se qualcuno insomma ha frequentato villaggi per vacanze, vede questi ragazzotti in genere così, sempre gioviali, sempre col sorriso sulle labbra, perché è il loro lavoro che li porta ad essere sempre sorridenti, devono essere sempre sorridenti. Io però mi sono intrattenuto con qualcuno di loro, ho provato a fargli delle domande per provare a capire che cosa provano realmente, una cosa che mi è piaciuta molto. Ci credo, Alfredo, potevi farmi una telefonata, guarda, anni e anni di villaggio turistico. Che bello, bellissimo. Ragazzi, ci si svegliava la mattina, risveglio muscolare, poi acqua gym e poi gioco aperitivo. Esatto, tiro con l'arco, eccolo qui. Questo è il libro di Alfredo Carosella, lo stiamo vedendo sovraimpressione, La finestra sulla riva del mondo. È chiaro, Alfredo, che dietro l'ilarità, la comicità, e questo poi ormai è ben noto, c'è in realtà tanta malinconia. Magari anche Francesco, qui il nostro ospite, attore, ce lo può assolutamente confermare. Ed è l'altro necessario lato della medaglia. È questo quello che tu hai in qualche modo tirato fuori da questi ragazzi in queste tue piccole interviste? Sì, sì, mi piace la complessità. La complessità delle persone. In fondo, se è così bello stare insieme ad altre persone è proprio perché siamo tanto diversi. E così ho parlato con un guest relation di un noto villaggio vacanze e mi ha raccontato qualcosa di sé. Poi però ho inventato tutto, la storia è completamente di fantasia.
Vabbè, insomma, sarà divertente leggere questo libro, questo tuo terzo libro, e perché no, poi venerdì sera, se avete tempo, amici, andate anche voi a Isernia a sentire quello che ha da raccontarvi Alfredo Carosella, unito alle note magiche, alla voce bella di nostro Marco Pediconi. Grazie Alfredo, buona serata. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao. Alfredo, esatto, Alfredo Carosella ci ha un po' raccontato in realtà quello che poi c'è dietro la scrittura di un libro. Ma infatti, perché poi tra l'altro l'ultima volta ci siamo visti e te era per presentare il mio libro. Esatto. Perché anche, sì. Che poi pensavo ad una cosa che diceva il nostro amico, che è giustissima, no? Io vengo dal teatro comico poi in realtà. E invece come scrittura da romanzo uso il genere del giallo, del thriller, ma perché in realtà sono molto simili come meccanismi. Quello della comicità e quello del thriller è tutta una questione di tempi e di effetto sorpresa e preparazione dell'effetto sorpresa. E molto spesso i comici hanno questo animo un po' malinconico, a volte tragico, no? E questa cosa l'ho trovata molto giusta. È così, effettivamente. Infatti sono incuriosito, lo prenderò io. Anche tu sei un po' malinconico? Ma allora, tutti noi siamo un po' malinconici e un po'... E un po' comici. E un po' comici, esatto. Poi bisogna vedere quanto... Ed è nella condizione umana, no? Questo senso di tragicomico, ma... In fondo c'è in ogni cosa, c'è nella musica, appunto, come dicevamo prima, nelle canzoni, negli spettacoli teatrali, anche in quelli apparentemente più comici, se sono davvero di qualità, c'è sempre una vena malinconica, c'è no? C'è sempre, è vero, è certo. Vero. Io però sento che lui si sta musicando addosso. Vai, sentiamo Marco. Marco Pediconi, ovviamente suona e canta dal vivo, così com'è per i nostri amici anche Andrea e Danira. Ormai abbiamo parlato, abbiamo accennato a Pino Daniele, non possiamo far altro che ascoltare un pezzo storico di Pino Daniele. Sì, la posso anche un pochino dedicare a te, perché sei senza voce, quindi un attimo ti faccio riposare, no? Grazie Marco, vado, grazie, fammi riposare perché la bronchite non mi dà tregua, grazie. Vado. Mi scuccia, tu mi scuccia, cerca di stare almeno un'ora senza parlare, non mi scuccia. Tanta mora pure tu, non mi scuccia, non mi scuccia, e coi tuoi discorsi intellettuali senza onestà, non mi scuccia. Sta così, sempre piazzata ma poi chi? Oggi va a mente non puoi
canzone dove mi dici tanto muori pur tu. Porta fortuna, porta. Allunga la vita. Sì, allunga ma la certo, vita. Ma certo, certo. Ragazzi, giusto. Io ti ringrazio. Prego, prego. Insomma, una passione per Pino Daniele e anche per te storica, o no? Quando sì. è nata? A 12-13 anni. Io ho imparato a suonare la chitarra innanzitutto grazie a Pino Daniele e Bennato anche, grazie a Bennato anche l'armonica. Sì, quindi insomma anche quale strumentista. Sì, sì, è vero, sì. Oddio, i miei mi dicevano che ero un po' pazzo perché suonavo la chitarra con la tastiera e con i piedi suonavo la tastiera e con l'armonica contemporaneamente. Mamma mia. Poi ho portato avanti questa passione e fino ad arrivare negli anni 90 ho iniziato così a cantare con gli strumenti, con la chitarra, tutto live, tutto eccetera, da solo, eccetera. Tutto sì, da solo, vedi tutto che succede, che dopo fai tutto da solo, non hai bisogno di nessuno, mica anche come Danira. Danira qualche volta ha cantato con me, abbiamo fatto anche un paio di prove. Certo. Sì, volevamo esempio... andare a cantare sulle navi, io e te. Ma ragazzi, si può sempre fare, certo. Si parte tutti insieme. Serve... Francesco fa un pezzo teatrale. Sì, ma raccomandazione serve. Vabbè. Mi auguro Schettino l'abbiano eliminato proprio dall'albo di coloro che giustamente fanno. Dovrebbero portare le navi. Però tolto questo, che cosa preparavate voi due? Perché io a questo punto una cattiveria la farei. Mamma mia, le cattiverie sono proprio all'ordine del giorno. Esatto. Non però stasera. No, ma che pensi? Che lui prima abbia veramente preparato qualcosa. Io ho tirato una cattiveria, inizio trasmissione, tu non c'eri, Marco. Ho fatto fare un sottofondo musicale da Andrea e sì, Francesco io. Ha dovuto subito tirar fuori un monologo. Allora, che duetto possiamo fare? Ti ricordi? A me, dai, un pezzettino. Un Ramazzotti Anastasia? Adesso no. Dai. Ramazzotti, un cinaro. Vabbè, voi intanto parlate, magari io mi cerco il prossimo brano. Va bene, voi cercate il brano. Io continuo a parlare con Francesco. Tu preparalo davvero, Marco, perché ho voglia di sentirlo. Però con Francesco parliamo un attimo di questo spettacolo. Sì. Alcol, 1° aprile, ore 21:30, ad Ascoli Piceno, al Palafolli. Sì, in realtà questo spettacolo nasce, avrà ancora un'anteprima il 19 marzo, quindi a brevissimo, sì. Perché nasce da un progetto della Regione Marche per l'entroterra Piceno. Il comune di Rocca Fluione, l'assessore che è un mio carissimo amico, mi ha chiesto, io perché in realtà devi sapere, come già ti raccontai un tempo, che in realtà non vado in scena da qualche anno per scelta, perché mi sono dedicato più alla scrittura, come dicevamo prima dei libri. E quindi, per caso, parlando, dice Francesco, perché non mi fai uno spettacolo per l'educazione al bere, all'alcol? Ora, a me chiedere uno spettacolo sull'educazione al bere è un po' bizzarra, perché vabbè, a me piace bere. Per imparare a bere? Esatto. Oppure no. Però giustamente mi ha detto questo vice sindaco, dice, ma chi meglio di te? E allora in realtà ho tirato fuori dal cassetto un vecchio spettacolo che avevo scritto che si chiamava Simposio e l'ho riletto, ristrutturato con questa nuova ottica, con questa nuova prospettiva. Cioè che in effetti l'alcol può essere anche un problema, ma naturalmente lo spettacolo è abbastanza comico, è di intrattenimento, anche se dico cose terribili. E questo spettacolo sarà in scena il 19 marzo a Rocca Fluione, il 1° aprile ad Ascoli Piceno, al Palafolli, e poi dall'autunno in realtà torno in scena da Roma, partirà poi la tournée nazionale. Vabbè, insomma, noi abbiamo questo privilegio di assolutamente vedere. Siete il primo posto in cui ne vengo a parlare. Quindi, con mio grandissimo piacere, Antonella. Grazie Francesco, ma non solo per poterne parlare, ma anche per poterti vedere. Ma magari siamo qui in zona, esatto. A Palafolli, ad Ascoli Piceno. Primo aprile. Ancora prima 19 marzo. Alcol e chi c'è sul palco? Sono Francesco Roteri. Solo io, è un one man show, come dicono quelli che parlano bene. Più che un monologo è un assolo. Un atto onanistico, no, scherzo. No, però. Del teatro. No, nel senso che ne parlo e. Sei tu un bicchiere racconto, di vino? Com'è? No, la racconto varie implicazioni. Che la scenografia è un tavolo, una bottiglia di vino e io che parlo delle varie implicazioni, che poi vedremo, in realtà sembrano accadere per caso, che riguardano appunto le varie sfumature che può avere questo strano rapporto che c'è tra l'essere umano e l'alcol, no? Che da un lato è un grandissimo dono, però può essere anche una minaccia incombente. Assolutamente sì. E tento di farlo attraverso una chiave comica, ironica, ma anche con delle citazioni, ma insomma
faccio fatica a raccontarlo, nel senso preferisco che veniate a vederlo. Mi sembra anche giusto, esatto. Giusto. Però a proposito del napoletano c'è anche un pezzettino di Edoardo che si chiama In da Bottiglia, dove parlerò anche in napoletano. Oh, e allora prepararlo. Non è una canzone. Non è che pettiniamo le bambole, come vedi non no, ce figurati, sono, poi ti prego di usare un'altra metafora. Esci da questo corpo, bellissimo. Esatto. Allora, abbiamo pronto questo duetto? Sì, allora metto ovviamente la base musicale, chiedo scusa al pianista adesso. Volevi suonare, Andrea? Non l'abbiamo preparata, questo dico. Fatto il monologo. Facciamo cantare a lei. Io questa sera uscirò malmenata, va bene così, però va bene Andrea. Che poi posso dire una cosa su Daniela? Poi mi taccio. Ha un bellissimo nome, ma come nasce? Daniela, sì. Non lo so neanche io, a dire la verità, perché era il nome di mia nonna. Perché Daniela è un cognome d'origine greca, significa colei che brucia gli uomini. Vanno ora in ma Daniela. Fatti loro. Mi hanno detto che significa colei che sa. Questo Degli Anira, che è colui che brucia, colei che brucia gli uomini, invece Danira, bene, niente, ecco, volevo fare fatto colei che sa bruciare gli uomini. Fatto questo incidente. Benissimo. Sai, siamo pronti. Io guarda, sono contenta di queste cattiverie che mi escono fuori così questa Brava, sera. Ti siamo tutti molto grati. Bene. Allora, posso andare? Vado, vado. Sì. Adesso no. Non voglio più difendermi, supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. There is no race and there's no right, it's crystal clear. And all the darkness disappear. Every time I look into your eyes, you maybe love you. Quest'inverno finirà. I do truly love you. Fuori e dentro me. Sue difficoltà. I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Won't you, baby, I want you. Su pensieri ripidi, per soli luni e dei deserti aridi, al ritmo della tua passione. Ora io vivrò l'amore, attraverserò. Profondi come oceani, vincerò per te le paure che io sento. Quanto bruciano dentro le parole che non ho più detto, sai. Siamo noi,
Danira chiaramente, ma Marco non immaginavo ricordassi tutte le parole. Però gli si illuminano gli occhi quando canta, vero, Marco. Sì, infatti... Marco ti trasformi. Ma poi c'è una grande intesa, sono bravi insieme, sì, una bella alchimia. Sì, sì, bravissima Danira. Sembrava di avere in studio davvero la grande Anastasia. È un'altra che ti piace moltissimo oppure? Sì, sì, sì. Amo tutte le cantanti che hanno una voce molto particolare, questo gusto, non mi piace il classico. Il classico banale, e per sì. quanto riguarda l'italiano, insomma, a chi, se dovessi prendere dei pezzi in considerazione, quali? Alexia, Mina, Jenny B, queste cantanti un po' più di grinta, un po' più vocione che tuttora non vediamo insomma il panorama italiano, è un po' sì. andato a scemare. È un po' così, però insomma è il mercato della musica, insomma un mercato un po' particolare. Infatti, sì, lo conosco poco. Così come può essere quello del teatro, Francesco. Beh, ma sai, questa cosa si dice sempre, no? Però è vero, insomma il teatro, quando dicevo io vengo dal teatro. No, ma io effetti... immagino che sia anche difficile piazzare gli spettacoli no, in giro perché, per l'Italia. Ma perché in realtà un tempo gli attori di teatro non ci andavano proprio in televisione, nel senso, per esempio... Io parlo no, molti, molti anni fa. Sì, addirittura anche fare una pubblicità era. Il primo fu Nino Manfredi che sdoganò con il caffè. Con il caffè, no? Chi? Cioè un Gassman, un Mastroianni non ci pensavano proprio a fare la pubblicità in televisione, anche se Mastroianni era più legato al cinema. Ma insomma, e poi invece a mano la televisione è quella che governa. Cioè ormai prendono i protagonisti in teatro se sei già personaggio televisivo, perché questo consente di far arrivare più pubblico, sì, no? E invece ci sono moltissimi attori di teatro. Bravissimi, enormi, che sono sconosciuti ai più, perché appunto ormai sei una star, con tutto il rispetto, se fai la fiction, che adesso si chiama molto sceneggiato. E in effetti tante volte ci ritroviamo dei spettacoli teatrali bellissimi, ma, no, ma per attori, mettere il personaggio televisivo. Perché l'attore, il personaggio televisivo porta pubblico. Porta pubblico, no? Cioè chiamano Garco a Sanremo. Esatto. Capito? Cioè, esatto. Poi si arriva a questo, no? A queste deformità, esatto. No? Consente, ma non solo quello, Francesco, ma chiaramente no, mi, no, taccio, per dire. Mi taccio, perché lo te so. Ne potrei raccontare. Lo credo, lo credo. Senti, con chi hai lavorato e ti è piaciuto tantissimo? Allora, per esempio, ho avuto la fortuna di lavorare, vabbè, con Lina Sastri, che ritengo una delle più brave in assoluto. Ho conosciuto Lina Sastri, abbiamo lavorato insieme con alcuni anche suoi collaboratori, ma poi di quelli più conosciuti adesso, per esempio, sono molto amico, lui andava per le primissime volte in scena, ma devo dire che era molto bravo anche con Giampaolo Morelli, no? L'attuale ispettore Cogliandro. Anche lui partenopeo. Sì, Giampaolo, sì, anche se per molti anni ha vissuto a Roma, insomma ci siamo vive conosciuti. Ancora oggi a Roma. Sì, 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 lo so, diciamo, quindi... all'epoca. Mi ricordo, lui era all'inizio che andava in scena, mi ricordo... era emozionatissimo, io dico dai Giampaolo, su, io invece erano anni che facevo teatro, però lui era assolutamente più, però lui è uno che se lo merita, è uno bravo. Insomma. Senti, parlando di gossip, mi pare Giampaolo sia sposato con una... Attualmente non lo so, all'epoca era fidanzato con una bravissima casting, attualmente non lo so, no, poi ci siamo... No, c'è... Ma io non seguo il gossip, non lo so. Mannaggia, no, perché io Giampaolo l'ho incontrato, poi dopo lì le cose sono uscite fuori. Lo chiamerò, glielo chiedo adesso, esatto, ho detto che sei sposato. No, ce lo diciamo. Ma sei sposato? Ma io veramente non lo so. Ma adesso non approfondiamo. Però siamo tipo ex Miss Italia, vabbè. Ah, vedi, quindi, può insomma, essere. Qualcosa del genere. No, all'epoca era fidanzato. Ma e invece adesso con chi ti piacerebbe lavorare, se solo ti fosse proposto? Allora, ti dico la verità, adesso dipende, che c'entra, ci sono moltissimi attori bravi, ma dipende dal tipo di cosa, da quanti soldi mi danno. Francesco. Ma perché ho smesso per scelta, non perché... Quindi sì, dipende, ma ci sono attori bravissimi, non so come dire, non so...
Castellitto è uno assolutamente bravo come regista, con Emma Dante, anche se fa cose molto diverse da quelle che faccio io, ma insomma, ci sono, vuoi altri nomi? No, è un pur parler, insomma, sì, siamo qui sì. A raccontarci un po' di cose, visto che poi da pochissimo sono andati in scena gli Oscar, quindi sì. Los Angeles e tanto altro, quindi il cinema e il teatro un pochino camminano, se vogliamo, a braccetto. Un po' sì, un po' no. Va bene. Soprattutto in Italia un po' no. Molto più quello che io ritengo che sia molto più di qualità il teatro italiano, che è sconosciuto ai più, piuttosto che il cinema italiano. Il cinema italiano c'ha pochissime cose di altissimo livello. Il resto sono cose molto banali, molto basse. Perché il problema è dei produttori che non amano rischiare, fanno quelle commediole perché comunque sanno che comunque è venduto. Esatto. Vabbè, volessimo lanciare serio. Esatto, no, vabbè, questo è un discorso che prevede anche sì. Molto apre un mondo. Esatto. Però volessimo lanciare un SOS, venite a teatro, che cosa si potrebbe dire agli amici a casa per stimolarli a uscire anche allora, durante il teatro l'inverno? Una cosa è certa, che il teatro ha un grandissimo, e ce l'ha soltanto il teatro, e ce l'ha la musica dal vivo. Esatto. Come dire, andare a sentire la musica nei locali e andare a teatro è perché comunque è una magia quando l'artista è lì fisicamente insieme al pubblico e insieme si crea quello che ho detto all'inizio, io lo credo davvero, e cioè che poi il pubblico esercita una regia occulta e anche l'artista si avvale di questa energia e regia, e il teatro vince per questo rispetto e la musica dal vivo rispetto a ciò che è audio, a ciò che è registrazione audio o visiva e tanto, no? Altro, certo. Sì, il live quando dal vivo è lì l'artista è insieme al pubblico, c'è un'aura particolare, c'è no? Io credo. Poi voi che fate musicisti, una magia che si crea. Sì, ed sì, assolutamente è emozionante vedere un artista che suona e canta dal vivo, un attore che recita dal vivo. È bello, cosa. È veramente bello, basta soltanto sforzarsi un pochino, mettersi il cappottino e uscire di casa, che poi si guadagna parecchio in emozione e in brividi. Ci fermiamo, fra pochissimo torniamo, Mega J torna, questa sera musica e spettacolo. My name, your name, ma che importanza. E tu guardami in faccia e dimmi che è vero. I say, you say, ognuno nei suoi giorni. Ma io e te ci guardiamo nella mente e nessuno ci sente. Ci vuole il vento sopra all'amore. Se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta che me, tu resta che me, allora resta che me, tu resta che me, qui sul mio cuore. Cercato, se mi avresti lasciato. My name, your name, messi vicini per caso, nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato. Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudi gli occhi di scopo. Resta che me, tu resta che me, tu resta che me, e allora resta che me, qui sul mio cuore. Ora,
Grazie, grazie a te invece, caro Pino Marco. E Francesco, torniamo un attimo a te, aspettando poi chiaramente ancora musica dai nostri amici. Cosa vuoi sapere? Hai portato un video. Ma più che carino. Ho portato, in realtà io non ho portato, siccome non avevamo, è stata una cosa abbastanza improvvisa, sì, no? Perché sì, sono sì. qui praticamente... in modo estemporaneo all'ultimo momento. Sì, sì, dai, vieni Francesco. Esatto, vengo, esatto. Così, e quindi non c'era, in realtà non avevo nulla di pronto. E quando la regia mi ha chiamato, io li ho rimandati perché non ho con me il mio PC, non avevo con me le mie immagini di repertorio. Dico, guarda, proviamo. A un certo punto sono andate molto di moda le web series, no? Le serie web. Serie web. E allora. Ne hai fatta una? Ne ho fatta una, come no? Ne ho fatta un po' di anni fa, che si chiama Altere Gay. Per la regia di Lucio Lepri, che era la storia di questo ragazzo che scopriva la propria omosessualità, ma era una cosa, una sorta di situation comedy in cui aveva un altro sé, un alter ego appunto, che era gay, mentre lui no, era assolutamente compito, compassato. Lui tutto d'un pezzo. Esatto, aveva tanto... il suo alter ego gay, che vedeva solo lui, che gli girava intorno. E io ero il suo datore di lavoro cattivissimo, quindi questo è il brano che abbiamo... tratto da questa serie Altere Gay, che è su Flop TV, che è questo canale internet web, dove ci sono tutte serie TV molto, molto carine. E allora guardiamoli insieme e poi magari ne parliamo ancora. Bello, dai, divertente. Ho capito, tuo padre è morto, tua madre è morta, basta! Nana, 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 non sono gay, non sono gay, non sono gay, non so perché, sono gay. Aldo, o chiudi un contratto entro fine mese o sei licenziato. Tu non puoi pensare di venire ogni giorno. Vieni da me, abbracciami e fammi sentire gay. E poi fai ste facce! Ma fatti vedere, ma da uno bravo! Oh, già smesso, smesso. In queste condizioni non puoi fare il venditore. Mi dispiace dirtelo, però... Anche a noi dispiace ascoltarti, però... Senti, hai detto che c'hai uno che vuole vendere casa a tutti i costi. Casa sua proprio. Casa sua proprio. Vai! Ciao. Come avessi tutta la barba nera, era un po' di tempo fa. Un po' di tempo fa, però devo dire che questo argomento oggi riprenderlo non sarebbe male, no? Beh, visto come no, che assolutamente attuale, esatto. Insomma, papà era affrontato in modo divertente. Assolutamente insomma. Sì, ma i pezzi che li scriveva? Ma i pezzi erano proprio di questo mio amico bravissimo, questo regista toscano, Lucio Lepri, che non vedo, non sento da un po' di tempo, però sì, ci siamo divertiti quando l'abbiamo fatto, poi ci sono anche altri episodi in realtà dove a un certo punto mi travesto anch'io, succedono cose... terribile. Ma alla fine della fiera riconosci questo tuo lato omosessuale? Io, dimmelo, perché no, io no, come le vado a io guardare, no, lui lo riconosce, però cioè, beh, perché è un po' visionario, ma a un certo punto c'è la favola di Finocchia, una cosa un po' strana. Vabbè. Sì, sì, veramente, cioè io non approfondirei. Però è su internet, andiamo Altere Gay sul canale Flop TV. Sì, perfetto. Questa è una cosa veramente, abbiamo tirato fuori nell'urgenza una cosa a cui non pensavo più da tempo. Hai visto? Molto carina. Io direi di ricontattare anche Lepri, questo regista. Lucio, per continuare lo dirò, a fare qualcosa di carino. Perché esatto. Guarda che poi le cose tornano e tornano anche utili e magari con un'altra consapevolezza, un'altra maturità. Sì, ma perché poi come ti ho detto prima, mi sono sempre divertito molto a fare le cose comiche, anche se poi ho fatto cose anche molto più seriose. Ho finito adesso un film che uscirà, penso l'inizio dell'anno prossimo, Santa Giovanna dei Macelli di Brecht, pensa. Mamma mia. È una cosa totalmente diversa. Non ti ci facevo, Fred. E invece no, invece infatti mi divertivo di più quando facevo le cose comiche, però fare le cose anche profonde dà la sua soddisfazione. Insomma. Sono d'accordo. Senti, libri invece? Libri, adesso quel libro che ho presentato da te tempo fa in radio, sì. È andato talmente bene che è stato tradotto e pubblicato negli Stati Uniti. Infatti Il sangue dei sibillini è diventato The Blood of the Sibillini. A me sta cosa mi diverte moltissimo. Ci credo, però stai facendo penso girare a quelli che lo... sì, beh, il perché... nome dei sibillini in tutto il mondo. È verissimo, punto. È verissimo, perché è commercializzato negli Stati Uniti, in Inghilterra, e sono molto contento. Chissà sì. Se il turismo prenderà una certa non lo so, impennata. Spero di sì. Dalle parti spero di sì, perché il territorio lo merita, insomma. Poi tu sei uno di quelli che ha scelto di vivere. Ho scelto, sì, ormai da qualche anno io ho lasciato Roma. Oddio, ci vado spesso per lavoro, ma sto il più possibile in mezzo alle mie montagne, a Montegallo, che
è questo posto proprio alle pendici del Monte Vettore, si sta benissimo, è un posto abbastanza isolato, una scelta estrema, un po' come Jack Nicholson il mattino all'oro in bocca in Shining, no, però non divento pazzo, no, però si sta molto bene, prendi le tue ispirazioni, no, se ma vogliamo. Sì, sì, ripeto, è un po' la stagione della vita, no? Io fino a 35, 36, 37 anni ho fatto, vivevo tutti i giorni come fossero sabato sera, perché poi mi piaceva, mi piace, ci credo. E poi a un certo punto senti il bisogno di staccare, anche per una questione di sopravvivenza. Sì, no? Che si chiama divano, esatto. Quel bisogno che si chiama divano, sì, sì. Anche il sabato sera, che è diverso. Lì dice, oddio, sì, sto invecchiando. Ma devo dire che è un po' banale uscire il sabato sera. Ormai sì. Escono tutti il ormai sabato sera. Ormai che senso ha uscire di sabato sera? Mentre per esempio quando loro suoneranno dal vivo io vorrò sapere dove, perché magari vi vengo ad ascoltare. Andiamo. Molto volentieri. Bene, esatto. Bene, bene. Danira, dove suonerai prossimamente con la tua band? E ricordiamo anche i nomi degli altri componenti, perché sì, non sì, sì. C'è Roberto alla chitarra, Marco alla batteria e Massimiliano al basso. Ecco, e dove suonerete prossimamente? Qui intorno? Sicuramente qui intorno, ancora non abbiamo una data precisa, è tutto un po' un po' in evoluzione. Sì, esatto, esatto. Però c'è una pagina Facebook per sì, seguirvi. Sì, sì, sì. Soul Sound Machine, basta che cliccate. Mi piace, citate. Like Francesco, esatto. E lì tutte le date. Vedi che gancio che ti ho dato. Che gancio, bravissimo Francesco. Oggi no, io ti ringrazio perché ma poi... prego. Tutta influenzata. No, posso dire una cosa seria? Sì. Sono molto felice di essere qui con voi questa sera. Bello. Questa è una cosa classica che si dice, però è vero. Grazie, e quindi... grazie, io sono contenta e ti rinvito anche. Oh, bene. Marco, tu invece, a parte venerdì sera, che sarai ai Disernia con il nostro... Alfredo Carosella che abbiamo sentito prima. Allora, la sono... prossima data è a Teramo, per fortuna, sì, qui vicino. Sono in zona. Il 19 marzo, che sì, è il compleanno, sarebbe stato, di Pino Daniele, quindi buon compleanno Pino, si intitola serata, presso i Carati di Bacco a Teramo, Enoteca Ristorante. Bello. Scusate per la pubblicità. Che Piazza Sant'Anna. Magari i Carati di Bacco ci ospitano. Il 19 marzo, sto in scena, sono allo spettacolo. Non niente Marco, dobbiamo andare a vedere lui allo spettacolo. No, ci organizziamo, siamo facciamo una serata facciamo insieme, facciamo un collegamento Skype, bravo. Mannaggia, però c'è poi Sandra, altre date, sì. Esatto, altre date poi... No, andate tu, ci organizziamo. Le organizziamo, e magari qualcuno adesso vedendovi in trasmissione vi ingaggerà ulteriormente. Beh. Per altre date, visto che in questi giorni si stanno anche giocando, scusate il gioco di parole, ma è così... il calendario delle manifestazioni estive, quindi ah, sì, eh? Eh sì, tra io confido in te, fammi da agente, sono una grande agente, quindi tra stabilimenti balneari, ah proprio così, prologhi, sulla spiaggia lo devo fare, e beh, sulle spiagge vuoi mettere una figata mentre il mare è lì, una cosa silenziosissima che ti accarezza l'anima, tu stai lì a suonare, si rimorchia poi, no, non lo chiedo a te Francesco. Allora riprendiamo i panni, sì, seri, esatto. Ecco. Scusami. No, io mi tengo allegra questa sera perché poi domani sera abbiamo una puntata. Su cosa? Sull'anatocismo e l'usura bancaria. Quindi ma seguiteci. Perfetto. È una puntata fantastica, però chiaramente è seria. Sì, quindi ma me la vedo, me la vedo. Se non posso, ma la registro. Però. Vedila, caro mio, anche perché. Scusami. Anche perché lui mi prende in giro, no, ma lo dico anche a nostra. No, è una cosa serissima, no, diciamo. I conti bancari, mm-hmm, i prestiti, sì, i finanziamenti, i mutui, insomma dietro i riassunti a scalare possono nascondere delle magagne grosse come le case. Ne sono certo. Non voglio parlare di usura, che lì si arriva anche, no, credo, all'11%, eccetera, cioè lì si va sul penale, però se viene scoperto, grazie a delle persone che lo sanno fare, a dei consulenti, che dietro questi mutui, questi prestiti, eccetera, eccetera, vengono scoperte delle magagne, lì si può giocare bene. Si può non pagare più, si possono chiedere i soldi indietro, certo. Si può fare una... Certo, un se belle, si subisce un sorpluso... Un torto, esatto, però fino a qualche anno fa non era si sapeva e quindi tutti pagavano tranquillamente, eccetera, eccetera.
Adesso finalmente il vaso di Pandora è stato aperto e lì, insomma, domani sera, qui, anzi no, lì, qui, domani sera ne parleremo, quindi seguiteci. Ma quindi siamo in una trasmissione, cioè, voglio dire, siete così bravi, cioè, Francesco, svariate da un argomento all'altro. Svarioni, esatto. No, svarioni, svariate dall'arte allo spettacolo, certo, anche ad argomenti, complimenti, certo, rinnovo certo. I complimenti. Rinnovi, esatto. Mi fa piacere. Danira, tocca a te, vai, facci Danira. Sentire la tua voce, perché insomma siamo assolutamente contenti, no? Anatocismo e... No, scherzo. Ne faremo una canzone. Esatto. Danira Micozzi, Andrea Illuminati. Perché poi ce l'hanno nell'animo, no? Di tirar fuori chi uno schiocco di dita piuttosto che non so. Il fascino della musica dal vivo, quello che dicevamo prima. No? Mamma mia, io poi figata. Sono innamorata anche di quelle performance musicali dedicate, non so, alla musica da percussione, magari contaminata con la musica che se ci avessi pensato non c'entrava nulla. Quindi non so, le percussioni in discoteca, piuttosto che il violinista, piuttosto che il sassofonista messo in una situazione che insomma non ti saresti mai aspettato. Ma perché la percussione è proprio la musica primordiale, no? È il ritmo, è il senso del ritmo, è proprio la base. Bello, adesso bello. Non voglio dire cose fondoni, ma anche dal punto di vista teatrale, la percussione è sempre, no? È un battito, è un ritmo, crea già un discorso, no? Sì. Crea una narrazione. Ma tu, per esempio, in quest'ultimo spettacolo Alcol, perché non hai introdotto? Perché volevo una cosa agilissima. L'ultimo spettacolo, per esempio, che ho fatto ad Ascoli. Uno xilofono. Allora, io ho sempre usato la musica dal vivo in teatro nei miei spettacoli. L'ultimo che ho portato in giro per 4 anni, che si chiamava Ostaggi, che poi è stato fatto anche al Ventidio Basso ad Ascoli Piceno nel 2010. Avevo due musicisti dal vivo, un mandolino elettrico e una chitarra elettrica. Bello. Perché la musica dal vivo ha questa magia in più rispetto alla musica messa in sottofondo. E invece in questo spettacolo hai scelto di essere fuori. Non c'è, sì, sono soltanto io. Perché in realtà dovete venire a vedere lo spettacolo nasce da un equivoco, è uno spettacolo che non ci dovrebbe essere. Una cosa un po' strana, un po' particolare. Sì, ho giocato su questo. Va bene, 19 marzo.
a Roccafiorione, ma il primo aprile ad Ascoli Piceno al Palafolli. Va bene, insomma, abbiamo rinnovato anche questo appuntamento. Alle 21.30. Sì. C'è un altro video della nostra Daniela Micozzi che guardiamo insieme e poi ci racconta dove è stato registrato e che cosa ci facevi da quelle parti. Eccola qua, guardiamola insieme. In questa occasione, Daniela? No, questo era lo spettacolo finale di un seminario di jazz che si è tenuto qualche anno fa a Teramo, dove ho partecipato, e era uno dei pezzi solisti che avevamo assegnati, dei Manhattan Transfer, molto bello. Sì, una bella sì. Emozione. Decisamente insomma. Sì. Bello, bello. Senti, progetti per l'estate a livello di concorsi, hai ancora idea di fare qualcosa? Probabilmente ci sarà qualcosa. Adesso non ho bene idee chiare perché sono un po' impegnata tra varie cose, però sicuramente ci sarà qualcosa. Sì. Dai. Sì, sì. Non mollare, Daniela, non mollare, no. Noi ti sosteniamo. Manca pochissimo alla fine del nostro mega giro di questa sera, però Marco Pediconi ci devi fare un altro pezzo dedicato al grande Pino. Scusa, ti sfrutto questa sera. Beh, sono contento di essere qui a Mega J, e quindi grazie. Il brano non poteva essere che E so con dende sta qua. E so con dende sta. Che bello. Bravo. Marco Pediconi. Eccolo. Vai, Marco. Basta che venga rimani tu,
porta che non ti viene più. Voglio guardare, voglio educare. Ma è solo, solo non posso stare. La sfumo qua, dai, così diamo spazio anche a loro. Ci piace, quanto grazie, vorremmo... Mario, grazie. Quanto vorremmo far così durare questa puntata, Francesco? Tantissimo. Tantissimo, vabbè, poi si fa una certa. Tra Danira e Marco io starei qua... È un bicchiere di vino, manca certo, un bicchiere stai... di buon vino, scusate. Esatto. Vabbè, è chiaro, mi sembra anche giusto. Danira, ultimo pezzettino e poi ci salutiamo, che dici? Certo. Quale avreste preso in considerazione, ragazzi? Magari lo faccio dire ad Andrea. Andrea stasera hai parlato tantissimo, complimenti. Io non mi aspettavo, queste. Troppo simpatico. Quale avete scelto, Andrea? Facciamo One and Only di Adele. Ecco, e allora vi ascoltiamo, magari un pezzetto e poi arriviamo ai saluti. Grazie. Ciao. Machine. Grazie Andrea Illuminati, grazie Danira Micozzi, grazie Dani, in bocca al lupo. Ciao, poi happy. Insomma, spero di rivedervi fra qualche tempo qui ancora insieme a me. Certo. Se vi fa piacere, grazie a questo strepitoso attore, scrittore, Francesco Leuteri. Grazie a voi, grazie a te Antonella e grazie a tutti voi. E grazie anche a Marco Pediconi. E ringraziamo anche Alfredo Carosella. Certo, lo ringraziamo per questo collegamento e per averci raccontato anche questo libro molto molto carino. Allora, grazie davvero a tutti. Io, cari amici, vi aspetto domani sera alle 21, siamo in onda con una bella puntata ancora per la prevenzione e la medicina in collaborazione con il Centro Medico d'Archivio per Dr. J. Alle 21.30 torniamo con Mega J. L'abbiamo già accennato questa sera, si parlerà di anatocismo e usura bancaria. State con noi perché arriverà dalla Puglia un personaggio molto molto interessante che potrà raccontarvi delle cose molto serie, importanti. Grazie Francesco per quello che è. No, perché ci penso fortemente a questa cosa. Vuoi venire anche domani sera? No, ahimè, c'ho un problema. Ti facevamo fare una visura anche per te. Quindi seguiteci che è importante. Grazie a tutti, vi aspettiamo anche su Facebook Super J. Ciao, buona serata.